Bene, non è per non parlare adesso ancora del libro, ma facciamo un punto su quello che è lo stato di salute della sanità piemontese ad oggi. Allora, la sanità piemontese è una sanità tra le migliori in Italia. Anche qui dovremmo proprio, come dire, avere un orgoglio ulteriore all'interno dell'orgoglio di avere il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, perché la Regione Piemonte in tutti gli indicatori degli ultimi anni compete con le migliori regioni italiane, che sono poi sempre le solite, quindi quell'asse Lombardo-Veneto e Piemonte-Toscana. Ecco, ce la giochiamo però abbastanza bene. Certamente il momento di difficoltà economica, che è uno degli elementi che mette in difficoltà, in ginocchio un po' tutto il sistema sanitario, mette in difficoltà in ginocchio in particolare quelli più fragili dal punto di vista economico, e qui c'è il problema della Regione Piemonte, che è una fragilità sua. Io credo poi personalmente, ma ho anche avuto modo di dirlo pubblicamente, che le scelte che sono state fatte da questa amministrazione siano state improntate, potremmo utilizzare un termine tecnico, a un industrialismo, cioè all'idea che traslando i modelli industriali in quelli della salute e della sanità si potessero ottenere delle economie di scala, benefici dal punto di vista dell'organizzazione e così via. Purtroppo non è così, perché qualunque libro di economia sanitaria, nelle prime pagine c'è scritto: non cercate mai di fare questa operazione. E questa operazione invece è stata tentata. È stata tentata con esiti che dal punto di vista economico hanno prodotto piccoli risultati, ma che dal punto di vista della qualità diffusa dell'assistenza stanno producendo danni piuttosto significativi. In particolare la strategia anche qui sostanzialmente dei tagli lineari, del blocco del turnover a critico e quant'altro ha prodotto alcune aree di particolare sofferenza. E anche una cosa che è venuta a mancare, che io cito come un elemento fondamentale quando si fanno politiche di tipo sociale, in particolare politiche di tipo sanitario, è il coinvolgimento di tutti. Allora, è più faticoso, è più difficile, ma i risultati sono molto più solidi e sono migliori dal punto di vista dell'efficacia. Bisogna parlare con quelli che si chiamano, in termini anglosassoni, molto di moda, gli stakeholders, e quando si parla di salute, i portatori di interesse sono naturalmente i professionisti, ma sono anche i cittadini. Allora bisogna avere il coraggio di andare a parlare con i cittadini. Qualche volta arriveranno i pomodori, qualche volta non ci si capirà, però alla fine, quando ci si capisce, i risultati che si ottengono sono duraturi. Senti, in apertura abbiamo detto che questo è il suo terzo libro, ma Il prezzo della salute non ha niente a che vedere con il primo e con il secondo. Il primo è uno spy story, il secondo un noir. Ce ne vuole parlare? Il primo come si intitola? Allora, il primo si intitola Inversione di rotta, pubblicato sempre da Nutrimenti. È stato il mio primo esercizio letterario, beh, proprio un divertissement, cioè avevo voglia di scrivere. Ho scritto una storia che avevo in testa da tanti anni, ed è, se vogliamo, una storia in cui l'elemento spionistico serve a giustificare una fuga di quelle che ogni tanto vengono raccontate da quelli della mia generazione, o più o meno, insomma. E mi sono molto divertito a scriverlo. Il secondo è invece un noir, e non è un caso che l'ho scritto mentre facevo direttore sanitario, me l'hanno fatto notare in tanti. Cioè, è un libro molto più complesso, più sofferto. Anche quello mi sono divertito a scriverlo, ma probabilmente traduceva l'umore che avevo io mediamente in quel periodo. Per cui, come dire, sommando queste, secondo si intitola I piedi di Madeleine, edito da Neos, sommando queste due esperienze letterarie, ho detto: vabbè, però allora forse, visto che ormai a scrivere ci ho preso la mano, proviamo a scrivere qualcosa che deriva dalla mia esperienza professionale, e che spero che raggiunga l'obiettivo di cominciare a parlarne, perché ne parliamo noi addetti ai lavori nei nostri convegni. I cittadini lo vivono spesso come una sofferenza, la difficoltà di accesso. Forse dobbiamo capire quali sono i problemi, capirlo insieme e provare noi a spiegare le idee che abbiamo sulle soluzioni, e farci dire anche dai cittadini quali sono le cose di cui soffrono di più. Chiudo con una banalità. Il tema delle liste d'attesa, tanto per essere espliciti, che è il tema in cui tutti i sondaggi che si fanno in Italia è quello
che genera più sofferenza nell'utenza, è quello che è percepito come il problema più importante. Ecco, io per esempio sono convinto che se noi applicassimo criteri di appropriatezza, in cui si riuscisse a parlare di più con i cittadini, si riuscisse a togliere quest'ansia di prestazioni sanitarie come soluzione a tutti i problemi, io credo che le liste d'attesa si evaporerebbero in tempo reale. E invece adottare quello che ha adottato la Regione Veneta, gli esami anche di sera, 3-4 volte alla settimana, dalle 20 a mezzanotte, che è una Allora, notizia di pochissimi giorni questo fa. è una roba anche di questa di cui si dibatte molto. Ci sono considerazioni tipo organizzativo che io non credo che noi abbiamo il problema di fare di più esami o più visite. Noi dobbiamo fare gli esami e le visite giuste. Io le cito questa cosa, anche questa è ricordata. In questo momento l'Italia è tra i primi paesi al mondo, non solo nelle classifiche positive, ma anche in quelle un po' surreali, come numero di TAC e di risonanze magnetiche per 100.000 abitanti. Siamo in cima alle classifiche internazionali. Siamo molto davanti a paesi che hanno sistemi sanitari peraltro molto efficienti, come la Francia, appunto, o come la Germania. Allora, non è soltanto un problema di quante tecnologie, di quante tecnolo quanto usi le tecnologie, ma di come le usi. Certo, si ritorna al punto di partenza. Grazie, dottor Davini. Che cosa c'è dopo il prezzo della salute? Ah no, un po' di riposo. Adesso devo cercare di spiegare le ragioni che ci sono dietro, di idee ovviamente ce ne sono sempre, magari di nuovo di narrativa, però adesso vorrei che scatenando il dibattito poi qualcuno mi venisse anche a contrastare e a contestare. Cominciamo a parlarne, la cosa più importante è sempre parlarne. Il prezzo della salute di Ottavio Davini, la casa editrice Nutrimenti, lo trovate in tutte le edicole e noi lo ringraziamo per l'ospitalità e la cortesia. Ed è tutto per questa puntata di incontri, vi aspetto la prossima settimana, sempre martedì, sempre giovedì su Telestudio, canale 17 delle Digitale Terrestre, alle 18.45 e alle 22.45, minuto più, minuto meno. Ancora grazie da Clara Vercelli, come sempre, non mancate al prossimo appuntamento con Incontri. Arrivederci.